Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostro come realizzo la mia crema per piedi che ormai è diventata indispensabile per me. In questa ricetta andremo ad inserire degli ingredienti particolari, quindi vi consiglio di seguire bene tutto quello che vi dico nel tutorial. Come al solito iniziamo con la xantana e la andiamo a disperdere nella glicerina. Andiamo a versare lentamente, a poco alla volta, mescolando l'acqua e noteremo la formazione del gel di xantana. Andiamo a prepararci la fase grassa, in questo caso il burro di cacao e il burro di karité. Io questi li ho acquistati dalla farmacia Vernile, che per alcuni prodotti è un pochino più economica, secondo me. Indispensabile, anzi insostituibile, in questa ricetta è il tea tree citrate, che va a stabilizzare il pH di questa ricetta, quindi mi raccomando, non fatevelo mancare assolutamente. Infatti in questa preparazione inseriremo l'urea, che a pH superiore al 6 tenderà a sprigionare ammoniaca, rendendo la nostra crema dannosa. Aggiungo un po' della mia fantastica cera d'api, la cera dell'azienda agricola Cusimati, e il sistema emulsionante. Diamo una frullatina al nostro gel di xantana e andiamo a scaldarlo a bagnomaria o al microonde. Scaldiamo a bagnomaria anche la fase B, che deve raggiungere i soliti 70 gradi, e aggiungiamo a poco alla volta, frullando, la fase B, quindi gli oli, all'interno della fase A, cioè il gel di xantana. Iniziamo a preparare la fase C con l'alcol buon gusto, quello che si utilizza per fare i liquori. All'interno ci andiamo a sciogliere le scagliette di cristalli di mentolo. Volendo, questi potete anche aggiungerli un pochino, anche un 0,5 in più rispetto a quello che vi ho indicato per la ricetta. Ovviamente andando a modificare la quota dell'acqua. I cristalli di mentolo servono per dare la sensazione di freschezza al nostro piede. Aggiungo il dry flow, che lo disperdo sempre in poca crema, come facciamo di solito. Il dry flow è importante perché tende a rendere meno umido quello che è il nostro piedino. Aggiungiamo il fenonip e l'urea. L'urea io l'ho sciolta prima in poca crema da parte e poi l'ho aggiunta nella crema principale. Come vi dicevo prima, tende a destabilizzare il pH e a trasformarsi in ammoniaca, quindi mi raccomando, cercate sempre di creare un'accoppiata trietilcitrate con urea. L'urea è una componente del nostro organismo ed è un potentissimo idratante. Aggiungo alla nostra crema anche l'alcol con i cristalli di mentolo e andiamo a misurare il pH, che deve essere 5. Mi raccomando, non deve ovviamente superare il 6, quindi vi consiglio di monitorare il pH nelle settimane successive. Potrebbe cambiare il pH, ma vi dico che a me non è mai successo, quindi potete stare tranquilli. Aggiungo qualche goccia di fragranza, in questo caso io ho utilizzato l'olio essenziale di menta per dare una sensazione di frescume al nostro piede sofferente. Aggiungo qualche zig di colorante idrosolubile, ma questo è facoltativo. E la nostra cremina è bella che pronta! Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale, che a me fa tanto piacere! Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima!